Ciao a tutti, scusate, rifaccio questo video sugli archi perché l'altro ho visto che dopo 20 minuti si interrompeva, quindi mancava tutta l'ultima parte. Allora, in questo mezz'oretta di video vi voglio parlare un po', vi voglio dare qualche suggerimento per quanto riguarda la scrittura per gli archi. Voi avete la prova. Una delle prove dell'esame è scrivere, orchestrare, diciamo, no? Il tema di un brano per un'orchestra d'archi, cioè un quintetto di archi, diciamo così, quindi che però è la stessa, diciamo, la stessa scrittura, no? Che si fa per orchestra d'archi, cioè il quartetto d'archi con l'aggiunta del contrabbasso. Io ho aggiunto il contrabbasso perché penso che vi renda un po' la vita più facile, perché visto che no, arrangiate un brano jazz, magari vi può servire il contrabbasso per fare la linea del basso, anche in walking volendo, oppure per realizzare meglio le armonie un po' dense, un po', no, con le tensioni ricche degli standard. Perché chiaramente lavorando sempre con accordi settima, nona, tredicesima, così avere uno strumento in più è molto, molto comodo rispetto al quartetto dove chiaramente si lavora a quattro voci. Ho deciso di fare questo video perché ho visto che qualcuno mi sta già mandando i lavori, e anche se anche qualche brano per gli archi, anche se ancora non ne avevamo parlato. Allora vi faccio questo video in modo che possiate almeno avere delle indicazioni. Nella Dropbox trovate qualche pagina del libro, un vecchissimo libro di Pippo Barzizza, che è l'arrangiatore, mi pare, nella musica moderna, una cosa della musica leggera, che vi ho messo il capitoletto in cui parla degli archi, anche perché gli archi trattati, diciamo, nel contesto della musica leggera, dell'orchestra, diciamo così, da studio, ritmo sinfonico, così, non è che esistano molti libri. Ci sono un po' di pagine sul libro di adesso mi sfugge quando mi torna di Nelson Riddle, Arranged by Nelson Riddle, oppure c'è anche Don Sebeschi che ha un pochino di, insomma, tratta un pochino la cosa, ma è chiaro che sono sempre discorsi molto molto, insomma, molto introduttivi. E poi trovate un libro della Berkeley, lì qualche pagina, si chiama Arranging for Strings, che, diciamo, più che darvi delle soluzioni di scrittura, di arrangiamento, in realtà tratta molto un po' i problemi degli aspetti generali e anche magari un pochino il discorso delle arcate, oppure alcuni colpi d'arco particolari, soprattutto percussivi, che si usano nella musica rock, pop, jazz, diciamo, che magari in un trattato di orchestrazione tradizionale, classico, non trovate. Ecco, tante terminologie non ci sono. E poi trovate un mio piccolo esempio di Stella by Starlight, un chorus di Stella by Starlight, in cui ho cercato di riassumere un po' di scenari, un po' di situazioni che potete copiare, diciamo, potete ispirarvi a quella cosa. Avete la partitura in PDF e il file Sibelius. E poi trovate il file su cui lavoreremo qui adesso, che è una serie di piccoli esempi che ho fatto su Body and Soul. Ho preso un pezzo qualsiasi, e Body and Soul, lì trovate il file audio per chi non ha Sibelius, così potete comunque ascoltarlo anche più volte, e il file PDF sempre per chi non ha Sibelius, e il file Sibelius se volete aprirlo, ascoltare a parti separate, se è quello che volete, e seguire la lezione che sto facendo. Ho fatto questa cosa perché credo sia abbastanza efficace, perlomeno anch'io trovo, come nel mio apprendimento per quanto riguarda la scrittura per gli archi, ho molto appreso dall'imitazione, cioè dal costruirmi una serie di scenari possibili, una serie di sonorità possibili, e, diciamo, sapere come ottenere quell'effetto. È chiaro che abbiamo sempre, ognuno di noi avrà il suo brano su cui sta lavorando, che ha una certa velocità in un certo registro e in un certo momento del pezzo, tutto quello che volete, ma
In ogni caso, avere mentalmente, no, degli scenari, delle soluzioni, no, possibili, e poi cercare di forzare, di costruire, di far stare dentro quella cosa il nostro brano, cioè di costruire attorno a quell'idea. E io per primo, insomma, ho cercato molto, analizzando le partiture di, insomma, di bravi compositori, ho cercato questo, cioè di analizzare, capire, cercare di sintetizzare concettualmente quello che c'era dentro e poi cercare di metterlo in pratica il prima possibile, il più possibile, per vedere qual era il risultato. Questo è, diciamo, in soldoni. E non è tanto diverso da quello che facciamo quando studiamo lo strumento o studiamo l'improvvisazione. Insomma, cerchiamo di imitare, assimilare e poi di metterci del nostro. Ecco, poi ho deciso anche di fare in questo modo perché ho visto che tutto sommato i brani, anche negli anni passati, per la mia piccola esperienza, però che ormai comincia a essere, insomma, di diversi anni, i lavori che mi mandate hanno un po' sempre gli stessi difetti, se così si può dire, pur stando in piedi, insomma, funzionando, però chi più chi meno, ma comunque c'hanno dei difetti sostanzialmente negli stessi punti, insomma, riguardanti gli stessi argomenti. Allora ho deciso qua di fare, come vedete, nominati A, B, C, D, ci sono tutta una serie di esempi che adesso uno a uno vediamo insieme. Prima, piccole cose di carattere generale. Allora, per chi non è uno strumentista d'arco e non studia approfonditamente questa cosa, certe dinamiche degli strumenti d'arco sono un po' difficili da capire. Io per primo, ho dovuto un po' battere il muso su certe cose, anche con l'esperienza che sto trovando, mi aveva scritto delle cose pensando che avessero un effetto, e poi magari venendo, contraddetto, nel senso, vedendo che poi tutto sommato quell'effetto non c'era. E molte volte questo problema era di tipo ritmico. Perché? Perché gli strumenti ad arco, hanno capacità tecniche incredibili, hanno una capacità di fondersi incredibile, perché non sono come, non so, i legni, che tra loro sono molto diversi. La famiglia dei legni, tra flauto e oboe c'è un abisso, ok? Ma tra violino e viola, in certe zone veramente ci vuole un orecchio esperto per capire la differenza, e così tra viola e violoncello, eccetera. Quindi hanno una capacità di fondersi meravigliosa, quindi non c'è quasi mai il problema del fatto che non si fondano. Ma il fatto che usano l'arco è un fatto che ritmicamente va compreso, perché l'attacco e le possibilità ritmiche che dà l'arco sono di un certo tipo, e si può arrivare a un virtuosismo estremo, perché gli archi fanno delle cose incredibili, però nella loro lingua, cioè nella loro la scrittura che rispetti la loro natura. Se io pretendo quella ritmicità, quell'attacco, quella forza nel sincopato che hanno una sezione di tromboni, io me la posso scordare in una sezione di archi, ok? Quindi anche se scrivete cose movimentate, tutto quello che volete, però attenzione al ritmo, ok? Il libro di Nestico è simpatico perché non chiedete in una delle sue introduzione dice: non chiedete agli archi di swingare, non lo faranno mai. In realtà non è vero, perché comunque oggi ci sono ensemble anche di archi che suonano egregiamente anche generi, no, che non sono il classico repertorio del quartetto. Però un conto è un gruppo molto preparato per quanto riguarda il genere, un conto invece è quello che è la media. Ok, la media dello strumentista d'arco ha una preparazione di tipo classico, quindi non sempre è così avvezzo a certi tipi di figurazioni. Soprattutto, ecco, poi comunque lo strumento
di per sé, ecco, l'attacco che può avere il violino non sarà mai come un attacco di una tromba, questo mi sembra ovvio. Quindi ecco, con i ritmi molto sincopati così, attenzione, ok? Perché non sono proprio nella loro natura. Poi le arcate, le legature, anche lì diciamo che si va da non scrivere nessuna legatura, lasciare la musica senza legature, lasciar fare agli esecutori, provare a scrivere qualcosa, ok? Oppure diciamo qualcosa proprio per gli archi, cioè come se scrivessi già le arcate, oppure scrivere legature per come è il senso musicale delle frasi che io voglio fare. Dovete pensare che cosa vuol dire legato per gli archi. Per un strumento d'arco legato vuol dire che l'arco va nella stessa direzione. Quindi se io scrivo do, re, mi, fa, sol legate sotto una legatura, vuol dire che sono do, re, mi, fa, sol, anche oppure se c'è un cambio di corda do, sol, mi, re, do, ma in un'unica arcata, ok? Se io non scrivo niente sopra le note, vuol dire teoricamente che ad ogni nota lo strumentista, che quindi farà do, re, mi, fa, sol, quindi il suono sarà, non sarà staccato, perché noi fiati abbiamo, no, la nomenclatura, utilizziamo staccato e legato. I fiati hanno questa parola sciolto, legato, separato, no? Perché giustamente loro, anche se cambiano arco, ma sono bravi, la cambio d'arco non si sente molto, può risultare abbastanza legato, è chiaro. Per essere staccato invece magari hanno bisogno del puntino sopra le note, in modo che il suono sia più stoppato e più secco. Quindi se scrivete qualche legatura, immaginate la durata dell'arco, perché l'arco, considerate che più volume volete e più l'arco va, viaggia velocemente, più peso serve, ok? Quindi se una cosa è piano e non è, diciamo, ha un tempo abbastanza moderato, anche una frase discretamente lunga può essere suonata in un'arcata, oppure una nota molto lunga, se no chiaramente c'è da cambiare arco. Allora figuratevi un po', no? Le note, diciamo, no? La durata sul tempo per capire se si può fare in un'arcata sola. E poi andate un po' con il buon senso, insomma, magari legate un piccolo passaggio che vi suona in testa legato, eccetera. Se volete lo staccato, mettete i puntini come per i fiati. Poi l'inizio della frase, gli archi, diciamo, hanno due modalità, no? O l'arco che va in su, la punta, o il tallone quando l'arco viene giù. La punta si indica, no, con l'accento, la V sopra, punta. Il tallone si indica con quella specie di quadrato, tallone, c'è anche il simboletto lì in Sibelius, che è una specie di cosa così, che gli dice di partire in giù. Chiaramente partire verso il basso ha un attacco più netto, più forte, se c'è qualcosa di tam, zan, zan, percussivo, oppure pam 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 pam. Se volete tarari, un attacco morbido, si parte in su, ok? Se avete un levare, lo fate partire in su. Se avete un attacco netto, scrivete tallone. Se volete, questo chiaramente già va anche oltre, diciamo, no, le nostre necessità, però per, diciamo, dare un po' di informazioni. Poi troverete anche nel libro di Barzizza, per esempio, gli archi possono fare bicordi, cioè due note insieme, possono anche tenere le due note insieme come bicordo, ne possono fare anche tre o quattro, ma sotto forma di strappata, perché non possono tenere l'arco appoggiato a tre corde, perché il ponte è curvo, quindi se ne tocca due non può toccarne tre. Però diciamo la strappata, quindi bron, bron, toccare anche degli arpeggi, no, abbastanza lontani, abbastanza aperti, di solito triadi aperte vanno benissimo in tutti i rivolti per gli archi con le strappate. Lì avete una bella tabella che vi consiglio di guardare se vi serve. Anche i bicordi trovate, quelli facili, quelli difficili, quelli insomma ineseguibili, eccetera. Poi c'è il pizzicato come strumento di accompagnamento, ma anche come strumento melodico, anche lì ragionevolmente alla velocità del brano, alla densità del fraseggio. Il pizzicato chiaramente non può essere una cosa super velocissima, perché non si riesce a fare. E poi si può alternare arco e pizzicato. In realtà se c'è il pizzicato, se un brano è tutto pizzicato, il musicista appoggia l'archetto all'eggio e suona così, e quindi avrà anche un suono un po' diverso, il pizzicato un po' più corposo.
Se deve tenere l'arco nelle mani per pizzicare, perché poi dopo due battute riprende l'arco, è chiaro che è un po' più macchinoso. Però considerate che appunto tlan 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 tlan, un attimo per rientrare e riprendere l'arco serve. Quindi è un po' come quando gli ottoni cambiano, mettono e tolgono la sordina, no? Ci vuole un minimo, non così tanto tempo, però un quarto, due, a seconda della velocità, per passare da arco a pizzicato, ok? Quindi queste, ecco, nozioni di carattere generale. Ancora di carattere generale, le estensioni. Allora, il violino ha le corde dal basso sol, re, la, mi, accordate per dal sol sotto il pentagramma, accordate per quinte, dal mi, quindi il mi ultimo spazio in chiave di violino, considerate che va su per due ottave, praticamente 24 tasti, quindi è un'estensione paurosa, anche se dopo a un certo punto sopra verso sol, la, dopo diventano fischi veramente difficilissimi da gestire, sono cose per capricci, pezzi di bravura, non per una scrittura di sezione. La viola è sempre accordata per quinta e si scrive in chiave di contralto, cioè una chiave di do, cioè avete il do nella riga centrale, ok, del pentagramma dove c'è il si, quindi si legge un tono sopra, ok, quindi se volete un si dovete scrivere la, ok, do, quindi il do, quello in chiave di basso con il secondo spazio, quella è la nota più bassa della viola, quindi ha un bel registro basso, do, e poi anche lei, do, sol, re, la, e va su due ottave dall'ultima, dalla corda vuota. Il violoncello è un'ottava sotto la viola, do, sol, re, la, per quinte, e il contrabbasso, come il basso elettrico, è accordato per quarti, invece mi, la, re, sol. Ok, mi sotto il pentagramma, che si scrive lì, ma suona un'ottava sotto, perché è traspositore, diciamo. Invece gli altri archi suonano esattamente dove sono scritti. Adesso andiamo a guardare, incominciamo a guardare gli esempi. Aprite il file di Body and Soul, guardatelo davanti e guardiamo insieme questi esempi. Allora, la lettera, vedete, ho preso proprio le prime quattro misure, e basta, per creare dei piccoli scenari. Allora, il primo, quello che vedete, è quello che di solito c'è la maggior parte di voi immagina, ok? Cioè la melodia e dei bei pallettoni che realizzano l'armonia, che già vi sembra un mamma mia una figata, perché in effetti già col suono degli archi bello, cioè armonie belle, morbide, realizzate bene, sembra già un prodotto di alta classe. In realtà è una cosa, diciamo, insomma, tendenzialmente da evitare, perché è molto, insomma, basilare, ecco, è molto squallido, molto insignificante come prodotto. Adesso ve lo faccio ascoltare. Quindi avete visto, c'è la linea melodica sopra, il contrabbasso fa tutte le toniche da due quarti e tutti gli altri muovono gli accordi da due quarti. E questo è il risultato. Ok, adesso nei primi esempi vediamo come con poco, con piccole cose, ma insomma pensate, piccole cose progettate bene, già questa, partendo da questo, diciamo, semilavorato qui, da questa bozza, si possa ottenere qualcosa già più, più interessante. Allora, nell'esempio B cosa è successo? Nell'esempio B io ho semplicemente spostato, non ho cambiato nulla melodicamente, ho fatto solo creato un po' di spazio vuoto e spostato questi accordi un pochino. Con che criterio? Il criterio è: quando la melodia si appoggia da sola fortemente in battere, non ci vado a mettere anche l'accompagnamento, ma lo sposto su un altro beat. Ok, tra l'altro la figura, no, in levare ta-ra, pa-ba, crea un effetto risposta nelle voci sotto. Nella battuta dopo, lì dove c'è re bemolle, invece la melodia è in levare perché fa un la si la, allora lì sono andato a riempire il battere lasciando l'accordo lì. Ok, questo è tutto quello che ho fatto, ma già sentite l'effetto diverso.
lo faccio riascoltare. Vuoto. Vuoto. Giù l'accordo. Ok? Quindi questo non mi sembra una cosa impossibile, però va pensata un pochino, va calcolata in base alla melodia, dove si appoggia, dove metto l'accompagnamento, eccetera, eccetera. Andiamo avanti con la lettera C. Qui cosa è successo rispetto alla prima versione? È successo che, oltre a questi piccoli spostamenti, che alcuni poi li ho, vedete, sono confermati, alcuni li ho rimessi a posto, ho collegato i pallettoni da un movimento armonico all'altro, tra un accordo e l'altro, con piccole linee di passaggio. Vedete, non so, il violoncello che faceva sol, la bemolle, ho fatto sol, la, sol, la, si, sol. Oppure il violino 2 parte sul 2, al posto di fare due quarti re bemolle, due quarti re, farà un re, re. E la viola, un si, la, si, do. Quindi, e così via negli altri. Vedete che è un po', no? Poi per esempio guardate la battuta prima della D, bassi, no? C'erano due pallettoni, fa, mi. Prima avevo fatto un fa, mi. Adesso ho fatto fa, fa, mi, mi, col salto di ottava che è molto efficace nei bassi, no? Avete presente l'aria sulla quarta corda, quella che fa pum, 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 parara, la sigla di Quark? Ecco, ascoltate come fanno i bassi di quel pezzo e vedrete che Bach fa tutto al posto di doppiare la stessa nota, re, re, do, do, si, li fa saltare d'ottava e sono molto molto efficaci. Quindi qui ecco un po' di contrappunto minimo per collegare le note, ok? Avendo cura che non vada a dar fastidio chiaramente, no? Alle note, cioè che non crei contrasto, muoversi in delle zone, come dire, franche, cioè dove la nota di movimento non va a cozzare contro nessun altro suono. Sentite il risultato qual è. Sentite che la trama comincia a essere un po' più leggera, meno schematico, no? È tutto un po' più fluido, cammina un po' di più, ok? Già questo, ecco, già qui diciamo, senza spingersi, adesso andremo più avanti, vedrete cose un po' più complesse, ma già qui sarebbe, ecco, un ottimo lavoretto pensato così, in questo modo, ok? La lettera D ha, diciamo, un approccio completamente diverso. La lettera D è un approccio più jazz proprio, come scriverei jazz per una sezione di tromboni, di sassofoni. Cioè, ho armonizzato, vedete, in maniera omoritmica il tema, tutto a block chord, tutto a block chord. Guardate la battuta dove c'è mi bemolle re, ho dovuto spostarmi perché la nota del tema è ferma e l'accordo cambia, ma sono tutti accordi a parti strette. E addirittura ho messo il contrabbasso in pizzicato e gli ho dato una specie di groove, no? Di figura. Pom, 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 pom. Ok? Per fare un po' camminare. E chiaramente si sente un altro sapore rispetto alla cosa iniziale. Sentite come suona questa lettera D. Qui c'è un altro lo riascoltiamo. Questo è già, ecco, un sapore un po' più esotico, un po' più, no, jazz, diciamo, rispetto alla scrittura di prima. Qui è tutto omoritmico, quindi non c'è contrappunto, non ci sono linee indipendenti. L'omoritmia, ma l'omoritmia è la base della scrittura orchestrale jazz, diciamo. Quindi è un ingrediente assolutamente da saper maneggiare, ma quindi questo sapete assolutamente farlo. Parti strette, quattro voci, si può fare anche drop 2, non è un problema. Però l'idea è questa, cioè contrabbasso che porta avanti il time e con le fondamentali e sopra la melodia armonizzata a quattro voci. La lettera E, cioè, è uno scenario ancora più interessante, ancora più complesso e ancora più articolato. Cosa è successo nella lettera E? Allora, nella lettera E
ho creato, diciamo, degli ingressi a canone, ok? Siccome c'è questo bel pick up, no? Un intervallo si mi, questo quarto che risolve sull'uno, no? Allora ho creato questi, avendo 5 persone, ho fatto 5 ingressi, ok? Quindi ta da ta da ta da ta da ta da. Ho cercato il più possibile, cioè volevo cercare, no? Il più possibile di mantenere la nota in levare si bemolle per tutti, cioè si mi. Chiaramente a un certo punto non è stato più possibile perché l'armonia mi era cambiata. E poi ho cercato negli ingressi, perché uno può decidere di far entrare il tema e poi non so, il contrabbasso, la viola, il violino, cioè sono andato a cercare il range che mi serviva di più. Ho fatto partire il violino, poi ho creato, no, il violino sotto una piccola seconda voce. Vedete, il primo violino fa si mi, il secondo fa si re perché andiamo su si bemolle settima. Poi mi serviva di, se facevo partire la viola col si bemolle, dove la mandavo sul mi bemolle settima? Il si bemolle ce l'ho già, il re bemolle, me l'avrei mandata o sul mi bemolle, ma poi avevo già il basso e il violoncello, cosa mi faceva? Quindi mettevo il basso più in alto. Allora ho deciso di far entrare come terza persona il violoncello che fa il basso, quindi ho la settima nel violino 2 e la quinta nel tema, quindi c'è una bella armonia. Poi si bemolle della viola che va sul do, che è la settima, no? Di re settima, e il contrabbasso che è l'ultimo, dovevo far, non potevo farlo entrare su si bemolle. Se lo facevo entrare su re bemolle, non aveva più l'effetto del salto di quarta. Allora ho sfruttato il tritono, cioè al posto di re ho messo la bemolle. E quindi ho ricreato l'intervallo di quarta, la bemolle, re bemolle, che fa da specchio, no? Ecco, al si bemolle, mi bemolle del primo violino. Si mi, si re, si mi, si do, la re. Questo è quello che succede nelle prime misure. Naturalmente uno dopo che è entrato continua a suonare, non è che fa si mi e poi si ferma. Quindi poi vedete che l'armonia è stata realizzata in maniera abbastanza semplice. Nella battuta dopo, dove c'è la si, la si, la, vedete sopra ho aggiunto delle sigle, perché lì ho armonizzato, ho tonicizzato tutto verso sol bemolle. Sono partito da re bemolle e poi ho fatto un specie di 2-5-1, secondo, quinto, primo, verso sol bemolle, la bemolle minore, sol 7, sol bemolle. Ok? E le ultime battute, vedete, mi, re, do, si, non è che ci sia granché, il concetto è sempre quello di collegare i pallettoni, vedete do, re bemolle, re nel secondo violino, due pallettoni nella viola, però vedete, se guardate bene, che no, quasi ognuno fa una parte tutta per sé, no? Perché questo è un po' il concetto chiave anche nella scrittura per archi, cioè per orchestra d'archi, la personalizzazione della parte, cioè rendere unica la parte di violoncello, rendere unica la parte della viola, fargli fare qualcosa di unico, anche se nella sostanza è un pallettone, ma uno lo può fare col tremolo, uno può dargli un po' di ritmo, uno può pizzicare, cioè trovare delle soluzioni che rendano l'interprete, l'esecutore partecipe, ok? Non lì a suonare il pallettone insieme all'altro, così quattro quarti l'uno, no. Capito? Creare delle piccole figure tipo arpeggi, terzine, ok? Quindi muovere un pochino la scrittura. Ascoltiamo questo esempio con gli ingressi a canone. Qui già c'è un po' di magia, c'è rispetto a prima. Riscoltiamo. Esatto. Ok? Interessante, questo è nettamente questa cosa. Allora, questo non è, io sinceramente, ecco, l'ho fatti questi esempi poco fa per farvi il video così, ma non è che tutti i temi hanno, non lo so, non è così semplice fare questo con qualsiasi tema. Questo è un tema con poche note, aveva un bel pick up così e questa cosa è stata, insomma, è venuta fuori, però non è che sempre si può fare, però in qualche punto si può cercare anche questo tipo di effetto. La lettera F invece, il mio intento nella F è stato diverso, cioè
Un'altra cosa che fate voi sempre nei brani che mandate è che suonano sempre tutti. Adesso qui non sono stato estremo, ho fatto un piccolo duetto all'inizio, ma per dire, si possono creare all'interno di un quintetto, di un quartetto, dei sottogruppi. Ci può essere un piccolo intervento da solo di uno, oppure un piccolo duetto, un trio. Ok, quindi non pensate che debbano suonare sempre tutti. Se siete bravi a gestire, potete fare anche un piccolo, un inizio da solo del violino o del violoncello e poi entrano gli altri, cioè molto molto serenamente, senza pensare che scrive per orchestra. D'archi vuol dire che dalla prima all'ultima battuta deve essere tutto pieno, pentagramma. Io qui cosa ho fatto? Nella prima frase ho fatto questo piccolo duo lì, violino 1 e 2. Vedete che partono insieme, si, mi, e poi il violino 2 scende cromaticamente, mentre il violino 1 fa il tema. Nella battuta 2, poi, vedete nella parte di basso vi ho messo altri accordi, perché anche qui ho tonicizzato un po', quindi ho fatto un po' di movimento per andare a re bemolle. Quindi sono partito sol bemolle, fa minore, anche qui diciamo un gioco di dominanti più o meno, no? A caduta c'è quel fa minore perché con il si bemolle al canto il fa settima non funzionava, ho messo fa minore che fa da secondo del mi settima, eccetera, eccetera. Anche il mi bemolle lì è un mi bemolle settima, poteva essere mi bemolle minore, che tra l'altro è la sigla del momento, ma io ho messo settima. Quindi vedete un ta da da da, scendono giù. Vedete le figure leggermente diverse perché nella viola e nel violino 2, piuttosto che raddoppiare, non so, due do oppure due la bemolle, gli ho messo la nota da un quarto, che gli aiuta a creare una figura indipendente, quindi personalizzare la loro parte. Poi vedete la battuta dopo, c'è un gioco di risposta anche qui tra il violino tema, la si, e il violino 2 e la viola che fanno re, mi, re, do. Quindi ho creato una piccola risposta. Il basso si muove un po' con le quinte, re, la, re, so, giusto per dargli un po' di movimento. E nell'ultima misura vedete che ci sono tre figure, no? C'è il tema che scende mi, re, do, si, do, re, mi, il violino 2 che va in moto contrario, viola e violoncello che riprendono quell'idea nella battuta prima, un pa, ba. Pa, ba. E il basso stavolta, vedete, passa da arco a pizzicato e gli ho messo una piccola pausa, no? Perché questa velocità ce la fa tranquillamente e fa e il mi però in levare, un fa, un mi ad ottave. Quindi vedete subito la personalizzazione, ogni musicista c'ha la sua parte oppure duetta con qualcuno, ma non è un pastone unico. Ok? Vi faccio ascoltare questa lettera F. Ok, la riascoltiamo una volta. Duetto. Tutti doni. Risposta. Vedete già quanto movimento c'è in quattro battute, quanti scenari si possono creare. Questo, vi ripeto, è un piccolo esempio. Si può estremizzare, cioè si può fare con un pezzo da solo, poi entra due, poi tre. Poi rimane uno da solo, un altro diverso, poi tutti, quindi vi potete sbizzarrire a creare. G, scenario ancora diverso. Questo anche perché per mostrare appunto un altro approccio, nel senso un altro delle costanti delle vostre realizzazioni dei brani è che il tema lo fa soltanto il violino primo. Quindi si vede questo scenario in cui c'è il violino primo, fa tutto il tema e sotto vi inventate un accompagnamento. Ma il bello del quartetto è il dialogo tra le persone. Quindi il tema che gira tra gli strumenti. Vi dovete tagliuzzarlo, no? Nel punto giusto, una frase a uno, una frase all'altro, risposte, eccetera. Va benissimo che il primo violino sia più protagonista, è un po' abbastanza normale, però perché no una bella uscita del violoncello, una bella uscita. Oppure un botta e risposta anche tra i due violini, oppure coinvolgere la viola, perché no? Allora io qua ho fatto una cosa di questo tipo. Ho portato il tema un'ottava sotto per il violoncello, che avrebbe potuto farlo anche sopra, però l'ho messo qua giù. E poi la seconda frase la fa il contrabbasso.
Ok? E sopra ho creato un tremolo. Quello scenario sopra è un tremolo. No? Quelle due note è una specie di trillo, però tra due note lontane. Ok? Si può fare di terza, quarta, quinta, sesta. Tanto lo fanno su due corde, quindi potete andare, anzi, a volte è meglio un trillo di quinta, di tremolo, di sesta che di tono, perché diventa un trillo, no? Poi c'è quella discesona a sedicesimi, che non è altro che una scala esatonale armonizzata tutta per triadi aumentate di re, perché siamo in re settima. Poi andiamo giù, di nuovo tremolo sopra, e il contrabbasso fa il tema, e il violoncello non l'ho coinvolto subito nel... era stato protagonista fino a quel momento, non l'ho messo subito a fare il tremolo, gli ho dato una contromelodia, gli ho scritto una melodia tutta sua per, diciamo, dialogare con il contrabbasso. Adesso vi faccio sentire innanzitutto il tremolo. È chiaro che questo è il computer che lo suona, però l'idea. Scala. Tremolo. Ok, e l'altra cosa, vedete, il contrabbasso ha il pedale nella prima battuta, prima e seconda quasi, non fa mi, si, mi, ma tiene il mi bemolle, quindi pedale di tonica, ok, per rendere il tremolo un po' più, mi piaceva di più l'idea di spostare queste cose su una cosa ferma sotto. Ascoltiamo quindi questa versione col tema in basso. Molto diversa dalle altre, sentite e ascoltate. Molto molto interessante sta cosa del tremolo, eh? Tenetela in considerazione. H, questo è un altro scenario molto 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 utilizzato, molto standard, molto classico e molto efficace, che tipo, se leggete lì il libro di Barzizza, lui a un certo punto fa degli esempi e dice questo è un effetto di sezione non efficace, cioè lui, perché giustamente parla degli archi in un contesto con la ritmica, se c'è una sezione ritmica e io gli archi gli scrivo cose troppo contrappuntistiche, troppo leggere, non si perde completamente tutto. Quando c'è la ritmica c'è bisogno, adesso non dico di banalizzare come fanno nelle cose tipo Sanremo che hanno 50 musicisti, sembrano 3, però voglio dire creare, ecco, impatto, perché se no la sezione, soprattutto se ha un quartetto, un quintetto, si perde completamente. Quindi una scrittura più compatta come quella dell'esempio jazz all'inizio, oppure con le linee. Qui per esempio, ecco, vedete subito, il tema l'ho portato in acuto un'ottava sopra e l'ho doppiato col violino 2. Violino 1 e 2 che viaggiano a ottave è un grande classico, okay, della scrittura. Chiaramente non per tutto il pezzo, ma per un episodio, ecco, un bel tutti, è molto efficace. E poi ho creato una contromelodia all'unisono, sotto, scura, tra per viola e violoncello. Vedete, un po' più movimentata rispetto al tema. E poi il contrabbasso non fa altro che, avete, realizzare la linea del basso con le toniche, c'è una piccola svolazzata lì, una specie di glissando per legare il re bemolle al sol bemolle, per non fare il solito frammentino di scala, e poi di nuovo il gioco di ottave, stavolta legato con l'arco, nell'ultima parte. Ok? Sentite questo, che impatto che ha. Chiaramente si potrebbe fare molto di più, è fatto in 2 minuti, però per capire, ecco, questa, il suono di questa cosa, sentite gli archi, che tensione che generano quando salgono così tanto, no? Che meraviglia. E sotto, ecco, una linea così che poteva essere anche ad ottave, portando perché no la viola un'ottava sopra, poteva anche un'ottava sopra, però andava un po' a intrufolarsi in mezzo al violino 2, allora ho preferito lasciarla sotto. Potrei anche, perché no, portare il violoncello un'ottava sotto, si potrebbe fare, quindi ottave tra violino 1 2, ottave sotto, e va benissimo anche così. Quindi questo è uno scenario ancora diverso, gli elementi sono melodia, contromelodia e realizzazione del basso.
Un ultimo esempio qua, perché non avevo ancora fatto niente con il pizzicato. Un ultimo esempio, sempre con l'idea di passare il tema. Stavolta lo fa il violoncello, l'ottava sopra, ok? Cioè dove l'hanno fatto prima tutti gli altri, e poi lo fa un pezzettino la viola, l'ottava sotto, cioè non va su di una quarta, ma scende di una quinta il tema. Tutti gli altri suonano un pizzicato. Suonano che cosa? Il basso ha fatto un pom 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 pom, quindi fa proprio una specie di groove, una linea, ok? E gli altri fanno plom plom plom, plom plom plom. Se guardate, sono semplicemente gli accordi proprio mi bemolle minore rivoltato per dargli un po' di movimento. L'arpeggio discendente di re settima è sempre la triade aumentata, diciamo di do aumentato in rivolto. Ok? Poi alla fine ho messo, quasi così per avere un pretesto per parlarne un po', ho messo dei bicordi. In questo caso sono bicordi pizzicato. Chiaramente vi ripeto, i bicordi possono essere fatti tranquillamente se il contesto è giusto, se la velocità è giusta e se li scrivete bene. Affidatevi lì ai bicordi nel libro di Bazzizza, che vi dice bene quali si possono fare, quali no, quali sì, è meglio fare. E in ogni caso si può anche, adesso voi scrivete per un quintetto, quindi 5 esecutori, buona. Ma se si scrive per orchestra d'archi, in cui i primi violini sono 6, 8, 12, quelli che sono, si può utilizzare anche la scrittura divisi. Divisi vuol dire appunto che in un leggio uno suona una nota, una solo quella sopra, una quella sotto, oppure ogni leggio uno fa la prima nota, una la seconda, una la prima, una la seconda. Decidono loro come dividersi. Se la scrittura del divisi, cioè le due linee che voi mettete nello stesso pentagramma, sono leggibili, sono solo dei bicordi omoritmici, potete lasciare un unico pentagramma. Se la scrittura si fa un po' contrappuntistica, c'è il rischio che le alterazioni si confondano e l'esecutore deve impazzire per leggere la propria parte, vi consiglio di separare i pentagrammi. Ok? Quindi ascoltiamo questo qua col pizzicato e il tema violoncello e viola. Sentite. Simpatico, anche questo. Quindi vedete che scenario. Poi comunque veramente adesso io non ho, insomma, ne avrei potuti fare altri, ma mi sembrano già sufficienti 8 o 10 esempi. Con altre cose più articolate, ma noi non è che, già questa è insomma, una cosa pretendere, insomma, io lo faccio perché mi piace che abbiate un po' di cultura, un po' di cose anche in quest'ambito qui. Però ecco, chiaramente è un discorso ampio e molto, molto denso. Adesso voglio fare una carrellata. L'ultima cosa, li ascoltiamo in sequenza, ok? Sentiamo in sequenza, quindi da quel prodotto grezzo iniziale, quante cose possono uscire fuori. Quindi questo è proprio il pessimo esempio iniziale. Spostiamo ritmicamente un po'. Adesso note che collegano i pallettoni. Qui adesso jazz, quattro parti strette. Canone, ingressi a canone. Sottogruppi 2, poi tutti. Tema al violoncello, tremolo. Tema
linee ottave. Pizzicato, tema sotto i bassi. Ah, poi una cosa che mi avete notato, l'ultima misura, che si mi re do si, c'è un eco, no? Ho messo un eco nel violino che fa un mi re do si. Vedi, fa da eco, no? al tema in battere della viola, il violino impizzicato fa, perché no? Così, per dare un po' di... E anche nel violoncello che fa il bicordo c'è quel mi, re, do, si. Ok? E niente, spero di avervi dato un po' di idee, di comunque per qualsiasi cosa mi scrivete, mi chiedete insomma se qualcosa non è chiaro, di avervi dato un po' una panoramica di piccole possibilità per elaborare un po', ecco, il lavoro per l'esame. Buon lavoro a tutti, ciao ciao ciao.